Ciao, bentornato sul mio canale. Io sono sempre Lorenzo. Oggi Portray the Music. Parliamo di Jack Moody. Per chi non lo conoscesse, Jack Moody è il progetto musicale di Giacomo Gaggio, un ragazzo veneziano che però ha vissuto 5 anni negli Stati Uniti. Appena tornato a Venezia, ha deciso di dar vita a questo progetto che lui definisce di Moody Rock, in pratica un rock malinconico che però ha anche una vena molto energica. In pratica lui la definisce una fusione tra il classic rock dei Beatles o dei Rolling Stones col grunge, dei Nirvana, degli Alice in Chains, per esempio. Il disco è stato prodotto da N Music Production, poi trovate tutti i link in descrizione. Tramite Enrico di N Music Production, Giacomo mi ha contattato per chiedere di avere delle fotografie da poter usare come copertina del disco e per poter accompagnare i suoi video su YouTube. Ora, senza tergiversare ulteriormente, andiamo a vedere le foto. Bene, eccoci finalmente qui a vedere le foto che ho fatto per il progetto Jack Moody. Cominciamo con la prima sessione, che è quella che è stata fatta in sala prove, ed è la serie di fotografie che rende un po' di più l'anima rock del progetto, l'anima rock più energico. Infatti proprio questa prima foto ha questo sfocato circolare che dà proprio questo senso di movimento, di energia, di dinamicità. Ho voluto aumentare questa sensazione mantenendo in rosso questa insegna qua dietro e mantenendo comunque i colori nella zona centrale che vanno mano a mano a sfumare, a diventare più monocromatici lungo la radiale. La composizione è classica e centrale e basta, per questa foto direi che non c'è altro da dire. Questa seconda foto invece è sicuramente più statica, ma comunque di grande impatto. Qua c'è molta chiarezza, c'è molto contrasto di bianco e nero. Di colori ce ne sono pochi, sono abbastanza tenui, a parte quelli del corpo della chitarra che ho volutamente lasciato invece più saturi, perché mi piaceva l'effetto che hanno. Mi piace anche la tridimensionalità di questa foto, come soprattutto il cappello e la chitarra sembrano come sbucare fuori dallo schermo, su uno sfondo invece che è molto più morbido. Invece abbiamo qua dei particolari, se mi passate il concetto, un po' più croccanti, più dettagliati. Poi c'è questa foto qui, invece. Questa è ancora più statica della precedente, mi piace per il taglio che l'ho dato, molto allungato. Infatti c'è lo sguardo di Giacomo che diciamo, percorre lungo una delle linee dei terzi, eccola qua, che è una delle linee diciamo, importanti di forza della foto. Sull'altra linea di forza, appena più sotto, troviamo la barra luminescente che illumina, che dà questo spruzzo di colore alla scena. Il particolare che mi piace di più è il riflesso viola qui, questa zona qua. E queste erano le foto a colori. Poi abbiamo sempre in sala prove due foto in bianco e nero. Abbiamo questa qui, che vediamo per prima. Anche qua taglio quadrato, quindi un'immagine molto statica.
Abbiamo questa presa frontale con uno degli occhi all'incrocio dei terzi, per cui l'attenzione dello sguardo naturalmente va in quest'area qua. È una foto di grande impatto visivo, infatti vediamo la texture qua del cappello, la grana che pervade un po' tutta la foto. Sono un tipo di foto, questa qui e soprattutto quella successiva che adesso andiamo a vedere, che danno un po' quel senso di noir, di jazz club degli anni 30, fumoso, con questi contrasti violenti tra luci e ombre. Infatti, ecco qua che arriviamo all'ultima foto della sessione in sala prove, che è quella che personalmente di quelle in bianco e nero mi piace di più, in cui c'è questo taglio di luce che illumina solo una parte del viso e la griglia del microfono. Poi lascia in penombra questa parte qui del viso che secondo me è quella che dà più plasticità alla foto, è molto tridimensionale, a me piace un sacco, soprattutto la parte qui dello zigomo, le alte luci, è molto ben modellato. E soprattutto la texture della pelle, della barba, rende questa foto molto viva, quasi che quasi si può toccare. Beh, ne vado particolarmente orgogliosa. Ora passiamo alla seconda sessione di fotografie, che invece sono state realizzate all'aperto a Venezia per sottolineare il legame che unisce Jack Moody alla sua città. Queste fotografie ho scelto il bianco e nero, solamente il bianco e nero, e un bianco e nero anche abbastanza più morbido rispetto a quelle della sala prove. Queste fotografie infatti rappresentano la parte un po' più melodica, un po' più moody per l'appunto del progetto. Partiamo con questa prima foto. Questa è una delle due copertine del disco. Qui possiamo vedere, si ripete il concetto dello sguardo fuori camera, questo sguardo che punta verso un futuro, sicuramente. La foto è stata volutamente presa leggermente inclinata per dare comunque un po' più di movimento a un'immagine che altrimenti sarebbe stata un po' troppo statica. Passiamo alla seconda foto che è stata, anche questa è stata scelta come immagine sempre di copertina del progetto. Sempre anche qui vediamo lo sguardo che punta fuori dallo schermo, fuori dall'immagine. E qui ricominciamo a trovare quegli stilemi che caratterizzano poi sia queste sessioni che comunque tutta la mia produzione. Io sono un fautore della texture, secondo me è una cosa importantissima, uno dei valori molto importanti in una fotografia e nella sua composizione. Infatti in questa foto troviamo che bisogna valorizzare la texture, troviamo infatti il panno della giacca, la sciarpa, il tessuto del cappello e soprattutto la grana della tavola armonica della chitarra che ho voluto accentuare appunto perché poi mi piacevano questi disegni, questi disegni a onde. La composizione invece è abbastanza classica, più che per terzi. Direi quasi, vediamo un po' se riesco a farvela vedere, sì, è quasi più composta secondo la sezione aurea, proprio per dare un senso di pacatezza e tranquillità. Ora passiamo a questa foto qui. Questa foto mi pare che Giacomo l'abbia scelta per uno dei video di YouTube come copertina di una delle canzoni. Qui
Questa invece è la foto che rappresenta il massimo della staticità con questa composizione quasi simmetrica. Qualche particolare qui e lì rompe la simmetria e dà un minimo di, così, di vita alla foto. Però mi piacciono molto i valori del bianco e nero, la trovo molto tridimensionale e ancora una volta troviamo valorizzata la texture del legno della chitarra, del legno della porta, che fanno un po' contrasto invece con la morbidezza del panno. Ecco, questa è forse una o due foto che mi piacciono di più di tutto questo servizio. Mi piace per la sua morbidezza, per come la figura di Giacomo si stacchi dallo sfondo, sia per valori tonali di bianco e nero che come sensazione materica. Infatti dietro abbiamo questo sfumato molto cremoso dovuto all'obiettivo che ho utilizzato, il Canon 100 mm 2.8 serie L macro. Secondo me è uno dei migliori obiettivi, almeno diciamo di quelli accessibili ai comuni mortali, che abbia mai fatto Canon. E invece la nitidezza con cui è reso Giacomo, il soggetto. Di nuovo troviamo la valorizzazione della texture sia della chitarra che della sciarpa. Mi piace perché rende la foto molto tridimensionale. E per ultima volevo vedere con voi, anzi penultima, questa foto qui. Eccola qua. Questa foto è un mix tra statico e dinamico. Da un punto di vista compositivo, mi piace per questo taglio obliquo, la rende un po' più particolare. Questa vegetazione rigogliosa fa da sfondo, questo blocco di marmo fa come da pondus, credo che lo chiamassero i latini, da supporto alla figura di Giacomo. È sempre questo sguardo fuori che così ci comunica sia una fiducia nel futuro, ma anche timidezza, ma timidezza buona. L'ultima foto che volevo farvi vedere è questa qua. Anche questa è stata scelta da Giacomo per fare da copertina a uno dei suoi brani su YouTube. Qui lo vediamo impegnato sempre a suonare la chitarra, sotto, qua siamo a Villa Grogia come in quasi tutte le altre foto che abbiamo fatto all'aperto, sotto queste colonne, diciamo, neoclassiche. E la composizione in questo caso invece è vivacizzata dall'utilizzo di un grandangolare spinto. Questa è l'unica foto che abbiamo scelto per questo progetto che utilizza un grandangolare. Tutte le altre le ho prese, alcune col 50, ma quasi tutte col 100 mm. Qua invece il grandangolare espande lo spazio, lo distorce e mette in primo piano questa chitarra. Vedo che questo legno, questa tavola tagliata a metà, aperta al libro, è molto bella e volevo appunto esaltarne la texture con questo effetto qua. Bene, grazie per aver guardato il video. Spero tu l'abbia trovato interessante. Ti invito a lasciare un commento con quello che pensi sul mio video. Ti invito a condividerlo con i tuoi amici e a lasciare un mi piace. Ti invito inoltre a iscriverti al canale se non l'hai già fatto. Grazie mille e alla prossima. Ciao!